La salute è il primo bene comune. Partendo da questo assunto, l'amministrazione comunale di Napoli ha intenzione di intervenire anche al di fuori delle sue competenze istituzionali in senso stretto, con iniziative che tendono al miglioramento delle prestazioni sanitarie. Rientra in questo spirito la costituzione del Comitato sulla Salute e Sanità del Comune di Napoli, la cui composizione è stata formalizzata oggi con la nomina dei componenti che vedete in sovraimpressione. Si tratta di professionisti che metteranno a disposizione la loro competenza ed il loro operato, riunendosi periodicamente per discutere di temi come l'ambiente, l'organizzazione dei servizi e l'igiene mentale. Il sindaco è il primo tutore della salute pubblica in un momento in cui le diseguaglianze in termini di erogazione di salute si stanno accentuando, perché noi abbiamo anche dei dati che poi presenteremo a breve, in cui praticamente ci siamo resi conto che nelle fasce sociali più deboli c'è più malattia. Questo è un dato che preoccupa il sindaco, che preoccupa l'amministrazione, e quindi dobbiamo assolutamente creare un link, un'unione, una collaborazione con chi eroga cure. Gli interventi sanitari devono essere parametrati anche sull'indice di deprivazione sociale. È uno dei concetti che emerge quindi già dalle prime analisi, insieme con la criticità del sistema della spesa e della situazione ambientale. Noi oggi vogliamo colmare delle lacune, perché siamo molto insoddisfatti di come vanno le cose in materia sanitaria. Il Comune di Napoli ha istituito l'osservatorio oncologico prima ancora che si facesse un registro dei tumori, quindi monitoraggio, prevenzione, analisi, rafforzamento quindi nelle nostre proposte dei presidi medici, non solo ospedalieri ma anche di assistenza nella nostra città. Vogliamo cercare di interrompere la migrazione sanitaria che produce costi, eliminare la logica dei tagli orizzontali a pioggia e forti e duri che vanno a incidere sulla salute dei cittadini, come è stato fatto sino a poco tempo fa, mettere insieme tutte le competenze e le energie, perché sulla prevenzione e sulla salute è importante essere uniti nell'interesse dei nostri cittadini.